Ben ritrovati, guardate, ho anche la valigia. Perché? Perché siamo nella Val Bisenzio, più esattamente nella Villa Il Mulinaccio, dove è stata organizzata una mostra di coloro che nei secoli dei secoli sono venuti a trascorrere le loro vacanze da queste parti. Io ho la valigia, andiamo a fare la conoscenza della curatrice di questa interessante mostra. Eccola qua. Allora, il suo nome è Alessia Cecconi, che mi dà il benvenuto proprio in questa meravigliosa villa. Allora, Claudio, benvenuto. Allora, intanto parliamo subito della vostra fondazione. Sì, la fondazione CDSE, Centro di Documentazione Storico e Etnografico, è una fondazione della Val di Bisenzio di Montemurlo che si occupa di valorizzazione del territorio e di ricerca storica. Allora, e questa mostra di fatto è una delle attività che abbiamo realizzato. Intanto mi verrebbe spontaneo dire la mostra La Dolce Vita, invece è La Vita Dolce. Sì, La Vita Dolce perché è la vita piena di delizie che vivevano i villeggianti che venivano in Val di Bisenzio, ora come un tempo. Cosa vediamo qui? Qui vediamo dei pannelli che ci raccontano delle storie estremamente affascinanti e tutta una serie di ville che ospitavano personaggi anche un po' abbastanza eccentrici. Se vuoi sapere qualcosa... Per esempio? Allora, guarda, ti faccio proprio vedere queste due signorine che sono della Villa del Bello e che i contadini raccontavano che stavano sveglie tutta la notte a cantare e facevano il bagno nudo nel laghetto. Ah, qui c'è un gossip interessantissimo. Poi cosa vediamo? Qui invece vediamo la Villa di San Gaudenzio, una villa bellissima, rinascimentale, della famiglia Buonamici, e anche qui ci sono degli intrecci particolari con la grande storia, perché Galileo Galilei conosceva questa villa, ma soprattutto apprezzava il vino prodotto dai poderi della villa di San Gaudenzio, li chiamava i colli diletti da Bacco. Oh, che bello! E poi, anglo-fiorentini. Anglo-fiorentini, sì, qui abbiamo una spruzzatina di cosmopolitismo in Val di Bisenzio, perché addirittura abbiamo una comunità inglese che qui risiedeva, anche loro insomma un po' eccentrici, questo tè che veniva preso a qualsiasi ora del giorno, mentre laggiù abbiamo la storia del Mulinaccio, che è la villa dove noi ci troviamo. Ecco quella che ci ospita. Eccolo qua. Sì. Cosa vediamo qua? Qui vediamo il ninfeo, il giardino murato, un luogo d'incanto che fu costruito nel Settecento con la vecchia limonaia. Chi era Luigi Vai? E invece Luigi Vai era uno dei personaggi principali, proprietario della villa del Mulinaccio, che di fatto ha avuto numerosi personaggi e figure. Addirittura i primi proprietari della villa sono i Sassetti, che erano il braccio destro di Lorenzo il Magnifico. E poi? E questi sono gli interni suggestivi della villa. Ora la villa è di proprietà del comune di Vaiano e offre la possibilità di numerose manifestazioni, di iniziative e di ovviamente anche di esposizioni, ma prima era una residenza privata. Per esempio, a proposito di iniziative interessanti, c'è un appuntamento nel periodo estivo dove si beve del buon vino, i calici. I calici, sì, i calici di vini, buon vino, mentre poi nel periodo autunnale c'è l'olio, e questi sono tutti i nostri prodotti della Val di Bisenzio di cui siamo particolarmente fieri. Allora, questa mostra si è svolta, è bene precisarlo, a cavallo del mese di ottobre e novembre, vero? Sì, sì, è proprio il periodo autunnale. Un piccolo bilancio è stato positivo? Bilancio estremamente positivo, tante persone, addirittura nelle teche che poi vedi in mostra ci sono anche numerosi oggetti che di volta in volta ci sono state portate dalla comunità che poi partecipa attivamente anche alla realizzazione di queste mostre. Allora, terminiamo questo nostro piccolo escurso all'interno della mostra La Vita Dolce con questa immagine. Sì, è un'immagine a noi molto cara, che viene dall'archivio storico del CAI e che ci racconta una villeggiatura diversa, una villeggiatura borghese, non solo signorile, dove si inizia il sabato e la domenica a scoprire i nostri scenari naturali e affascinare con le passeggiate, con i panorami e con queste vedute molto suggestive. Quindi abbiamo scoperto, cosa che forse non tutti i toscani sapevano, che la Val Bisenzio è stata e è tuttora un luogo dove trascorrere le proprie vacanze. Grazie naturalmente Alessia per tutte queste belle informazioni, il nostro percorso continua.
Sono qui con Suelle il Mannori, che fa parte di una storica famiglia di macellai dal 1950. Suelle è qui con noi per presentarci la mortadella di Prato. Che cos'è questo insaccato? Intanto, cenni storici, chi l'ha inventato? Allora, è un salume che ha origine nell'Ottocento e per un periodo è stato dimenticato dai pratesi. Nel 1950 fu ripreso e rimodificato, tra cui c'era mio nonno, quindi ci sentiamo un po' gli ambasciatori di questo prodotto. Fu modificata e viene fatta con le parti magre del suino, la coscia e la spalla, in più dadelli di grasso, l'alchermes, che è l'ingrediente fondamentale della ricetta, che gli dà il colore rosato e il retrogusto dolciastro. 4 spezie, chiodo di garofano, noce moscata, cannella e macis, in più sale e pepe. Ecco, quanti sono i produttori attualmente che producono qui all'interno della provincia di Prato la mortadella di Prato? Siamo 5 produttori, noi la macelleria Mannori, salumificio Conti, macelleria Marini, tradizione Salumi e salumificio Roma. Bene, l'avete mai mangiata la mortadella di Prato? Penso proprio di no. E allora io vi inviterei a provarlo per chi vuole provare un gusto diverso. Grazie a tutti e grazie Suelle. Siamo all'interno della bottega di Alberto con Elisabetta Mariotti, che è la titolare e al contempo cuoca del ristorante Margherita, che si trova dove? A Montepiano. Ecco, siamo proprio al confine con l'Emilia. Con l'Emilia Romagna, fra Toscana e Emilia Romagna. Siamo l'ultimo paese dell'Alta Val Bisenzio. Senti, che si mangia di buono dalle vostre parti, nel vostro ristorante? Fammi qualche esempio, dai. Okay. I piatti cult della nostra Elisabetta sono, prendete nota. Allora, innanzitutto noi coltiviamo le patate, le autoproduciamo, quindi facciamo dei tortelli di patate con la pasta fresca. Siamo specializzati in pasta fresca, all'interno del ristorante facciamo moltissima pasta fresca. Si dà un occhio di riguardo al chilometro zero e si cerca di fare una cucina senza conservanti e semilavorati. Bene. Senti, noi siamo qui da Alberto perché siamo venuti a comprare che cosa? Siamo venuti a comprare il vermouth bianco. Quello di Prato? Quello di Prato. Quello che fanno nell'opificio a tavola di Prato? Perfetto. Benissimo. Allora, Alberto, come va? Buongiorno, tutto bene. Allora, dove hai questo bellissimo vermouth? Eccolo qua. Oh, facciamolo vedere ai nostri telespettatori. Ecco, intanto so che questo vermouth ha una ricetta antichissima. Ha una ricetta che risale a circa al 1700 e... è stata ripresa da questo opificio e ricorda vagamente un vermouth nazionale o internazionale. Va bene, riferimento al Martini, tanto per intenderci. Allora, come lo utilizzerai? Allora, farò una tagliatina di pollo con dei funghi porcini e delle frugiate aromatizzate al vermouth bianco. Quindi tutti i prodotti del territorio, praticamente, della montagna appunto di Vaiano, di Vernio, è bene precisarlo. Allora, quanto viene questa bottiglia? La bottiglia viene 14,50 euro. Allora, prendiamo la bottiglia, ecco. Grazie Alberto. E noi andiamo a questo punto in cucina a realizzare questo piatto decisamente unico, se vogliamo. Vai. Proviamo. Eccoci qua, siamo in cucina con Elisabetta Mariotti, titolare e chef del ristorante Margherita in quel di Montepiano. Siamo ovviamente nell'Alta Val Bisenzio, sempre in provincia di Prato. Allora, da Alberto abbiamo acquistato il vermouth di Prato con tutte le sue bontà, se vogliamo, e tu lo inserirai in questo piatto che ha per titolo... Una tagliata di pollo con castagne e funghi porcini, aromatizzata al vermouth bianco. Allora, adesso c'è una bella inquadratura che la regia ci propone, che ci propone tutti gli ingredienti che utilizzerai. Iniziamo dal petto di pollo, poi... Un petto di pollo, occorre della farina, sale, olio, dei funghi macerati un po' con l'aglio, funghi porcini locali, un po' di brodo, di carne... E un po' di prezzemolo e le frugiate, le castagne. Ecco, questo quindi è un secondo, tanto per intenderci. È un secondo, sì. Beh, allora, si parte con quale cottura? La cottura del petto di pollo? La cottura del petto di pollo. Allora, prendiamo la padella, ci trasferiamo in zona fuochi. Ci metto un po' d'olio. Ecco, olio extravergine oliva. Sì, perfetto.
Okay. Ricordiamo che anche la Val Bisenzio ha una ricchezza per quanto riguarda gli oliveti, è bene precisarlo. Benissimo. Passo il petto di pollo all'interno di questa farina. Che farina è questa? Questa è una farina di semola. Benissimo. Dopodiché? Dopodiché ci trasferiamo ai fornelli. Questo senza la farina può essere anche un piatto per chi è intollerante al glutine. Possiamo utilizzare questo fuoco che è più vicino alla inquadratura, se ce la facciamo. Bene, ok. Allora, andiamo. Commenta. Allora, lasciamo un po' riscaldare l'olio. Dopodiché? Dopodiché praticamente inseriamo il petto di pollo, la tagliatina di pollo, un pollo diciamo così un po' alto. Ora io per questione di tempo magari ho cercato un po' di batterlo per assottigliarlo, favorendo così una cottura più veloce. Bene, mentre... Mettiamo sale, pepe. Vai, te lo passo allora, sale. Sì, perfetto. Ecco il sale. Grazie. Ecco il pepe. E facciamo andare. Nel frattempo vorrei che tu ti soffermassi un attimino su questo preparato. Che cos'è innanzitutto? Inquadriamolo. Praticamente questi sono dei funghi porcini, una cappella di fungo porcino locale messa un pochino a macerare con del prezzemolo e un po' d'aglio. Curiosità, sono passati in padella o sono assolutamente crudi? No, sono crudi. Ecco, dimmi tagliate anche, finemente. Gli altri ingredienti, ricordali, olio. Olio, aglio. Aglio. E prezzemolo. E prezzemolo. Questo cosa serve come accompagnamento? No, questo praticamente serve da cuocere insieme alla tagliata di pollo. Benissimo. E poi andremo a inserire anche queste castagne che sono state cotte sul fuoco. Qui le chiamano frugiate. Frugiate o bruciate. O bruciate. Sì, bene. Perfetto. Poi invece due parole su questo. Cos'è un fondo di cottura? No, questo praticamente è una riduzione d'aceto per diciamo si fare un po' il decoro al piatto. Perfetto. Okay. E poi abbiamo detto il brodo di carne. Andiamo a vedere a che punto è la cottura, magari giriamo. Sì. Ecco qua, vai. Elisabetta, perfetto. Allora, possiamo girare. Ecco qua. La cottura è una cottura che richiede qualche minuto in virtù dello spessore anche del petto di pollo, in questo caso. Mettiamo dall'altra parte del pepiamo e saliamo. Bene. Perfetto. Benissimo. E qui attendiamo ancora qualche istante. Intanto parliamo di questo luogo che tu rappresenti, perché lei è considerata dagli amici e non solo, Elisabetta, un po' l'ambasciatrice di Montepiano. Cosa per ci troviamo? Per quanto riguarda la parte culinaria. Sì, no, ma se vogliamo anche del tuo territorio. Sì, visto, sì. Ecco, si chiamano montepianesi gli abitanti di Montepiano. Sì, montepianini. Beh, montepianini. Sì. Senti, cosa c'è di bello da vedere, soprattutto da vivere a Montepiano? Allora, Montepiano è un piccolo paesino, diciamo sì, è un po' rilassante per staccare la spina dalla routine della città. C'è l'aria, due risorse naturali particolari che sono l'aria e l'acqua. L'aria è un'aria molto fine e depurativa per la varietà di piante che forma questo polmone. A chi è consigliabile? A chi ha problemi di cuore, è una mezza montagna inoltre, e poi anche chi ha problemi di asma e allergie. Diciamo che quando iniziano a soggiornare, dopo 3 o 4 giorni diminuiscono molto gli spray e cortisoni. E l'acqua invece? L'acqua è un'acqua molto diuretica, in particolar modo fa benissimo bevuta la mattina a digiuno, perché in Montepiano negli anni addietro avevamo anche le terme. Benissimo, allora vedo che a questo punto la cottura è andata, sta andando. Sì. Giriamo, se cortesemente vieni, sì, ecco perfetto. Qua in modo. Ecco, ora perfetto. Ci siamo? Inizia a dorare, uniamo le castagne. Sempre in padella? In padella, sì. Allora, prima lo sfumiamo con il vermouth. Allora, prima passo il vermouth. Ecco il vermouth bianco di Prato. Benissimo. Dell'opificio che è situato in quel di Tavola di Prato. Attenzione. Facciamo una bella sfumata, se si vuole fare la fiamma, ma penso di no. Benissimo. Poi le castagne. Poi inseriamo i funghi porcini. Grazie. Effetto flambé. Eccolo qua. È qui per forza. Così abbiamo fatto evaporare la parte alcolica. Bellissimo, bellissimo. Bello. Senza i pompieri però. E l'aceto lo mettiamo dopo, vero? No, l'aceto lo mettiamo sulla pietra. Le castagne. Le castagne.
già sbucciate. Sì, mettiamo un po' di brodo vegetale e copriamo il tutto. Grazie. Ok. E facciamo ritirare. E facciamo ritirare il coperto. Bene, anche qui facciamo una piccola. 1, 2, 3, magia. E dopo circa 8 minuti, eccoli qua. Vai. Allora, Elisabetta, andiamo a impiattare. Mi sembra che il piatto sia pronto. Perfetto. Vai. Hai raggiunto anche la giusta Benissimo. Doratura. Mettiamo il piatto di portata e andiamo a fare la mise en place. Prego. Perfetto. Scusa, sposto un attimo questo. Bene. Allora. Allora. Inseriamo. Ah, perché lo sgaloppi. Sì. Lo sgaloppi. Perfetto. Perfetto. Vedete, è croccante all'esterno. Benissimo. Una doratura giusta e rimane poi doratura morbido. Con il vermut bianco di Prato, quindi c'è l'apporto degli zuccheri, molto importante. Perfetto, sì. Gli dà quindi una sapidità interessante, le castagne. E dei porcini, l'aroma dei porcini. C'è veramente la storia dell'Alto Valbisenzio, se vogliamo, per quanto riguarda i prodotti. Ecco qua. Allora, inseriamo le frugiate che sono state saltate in padella insieme al fungo porcino che era stato poi aromatizzato con olio extravergine oliva, poi cosa ci hai messo? Un po' d'aglio e prezzemolo. Bellissimo. Senti, prima di completare questo piatto, ma nel tuo ristorante Margherita in quel di Montepiano, che cosa si mangia di buono? Ci fai qualche esempio? Sì. Allora, noi abbiamo un occhio di riguardo al chilometro zero, coltiviamo direttamente le patate per realizzare dei tortelli, facciamo pasta fresca, non usiamo semi lavorati e conservanti, carne alla brace, allevamenti piccoli, bestie del Mugello, fatte sul carbone, cerchiamo un po' di fare una cucina tradizionale però rivisitata. Ora guardate un po' che bello questo oggetto, sembra un pennino, ci fai la firma? Sì, ah, va bene. No, faccio solamente un pochino per, diciamo così, un po' rompere il gusto del dolce, cerco di... Scusate, perché va preso. Bene. Deve entrare praticamente. Ok. Ecco qua. Perfetto. Ah, ecco. Ok. E volendo si scrive anche RM, Ristorante Margherita. Aspetta, lo mettiamo di qua così anche i nostri amici a casa possono vedere dal verso giusto. Ecco qua. Bene, allora ricordiamo che la nostra chef, ricordiamolo, Elisabetta Mariotti, ha realizzato questo piatto che ha per titolo tagliatina di pollo con funghi porcini e castagne. Benissimo. Bruciate. Ingredienti. Allora, un petto di pollo, della farina, sale, pepe, olio di oliva, poi funghi porcini e castagne. Benissimo. Ricordiamo che la nostra bravissima Elisabetta e vermut, scusa, di e vermut aromatizzata al vermut bianco fondamentale perché dà quella sapidità proprio e quella sua eccezionale personalità. Stavo dicendo che la nostra Elisabetta fa parte di Vetrina Toscana. Se anche voi telespettatori a casa, appassionati, titolari di ristoranti, volete far parte di Vetrina Toscana, fate altro che contattare www.vetrina.toscana.it. Bene, detto questo non ci resta che prendere il piatto e andare all'assaggio perché il nostro Managlia ci attende. Mana mana ta 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 ta. Eccoci qua. Allora, intanto la precisazione fondamentale, questi che sono alle nostre spalle, carissimo Luca Managlia, sono dei caratelli? Sono i famosi caratelli, ma insomma magari Mancini lo dice meglio in un italiano più corretto del mio, sono i famosi caratelli del vin santo, dove a volte, a seconda del metodo di produzione del vin santo, c'era anche la madre, no? La caratelli confermo, dannata confermo. In questo caso, che sono vecchissimi. Sì, eh? Sì, sì. Allora, presentiamo il nostro Luca Managlia, giornalista enogastronomico, ma soprattutto fotografo della cucina, dei piatti suntuosi che lui va a scoprire giornalmente, vero? Food porn, il famoso hashtag di Instagram, food porn, è un hashtag molto... No, spiegaci, qualcuno potrebbe interpretare chissà che cosa. Ecco. No, è un hashtag molto famoso che appunto rappresenta, diciamo,
le foto di cibo molto opulente, molto... Ecco, cosa pensi del piatto di Elisabetta? Lo consideri opulente? Opulento, sì, intanto è un bel piatto rettangolare con dove è stato scritto il nome del ristorante Margherita di Montepiano, questa bella località al confine estremo della provincia di Prato, che un tempo era luogo della villeggiatura dei fratesi ricchi, ma non solo. E quindi poi vedo delle belle castagne, e sicuramente sarà un piatto su cui ho molte aspettative. Allora vai, prendi la forchetta, inforchetta, e andiamo a presentare Marco Mancini, sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier AIS, appunto della delegazione di Prato. Che vino ci suggerisce, Marco? Allora, per questo piatto, che mi sembra molto complesso, insomma si sposano tantissimi aromi, ho visto bene il Poggilarca. Il Poggilarca di Artimino, l'azienda di Carmignano, è un Carmignano appunto, ed è costituito essenzialmente da Sangiovese in assemblaggio con le altre uve tipiche del Carmignano, quindi Cabernet Sauvignon. C'è anche un accenno di Merlot per dargli un po' più di morbidezza. Bene. Altre curiosità su questo vino? Allora, questo vino, diciamo che in etichetta abbiamo il 1596, che è la data di fondazione di costruzione della villa La Ferdinanda. Tra l'altro, noi c'eravamo. C'eravamo anche noi. Tra l'altro, il vino che ha avuto il riconoscimento DOC primo nel mondo, in senso storicamente. Nel 1716, diciamo che c'è un famoso bando. Bene. Ci sono tanti primati, quelli del vino. Noi toscani diamo tutto per scontato, tutto ci è dovuto, non ci si fa nemmeno più caso da quanta storia abbiamo, no? Però una considerazione recente dobbiamo farla, che i sommelier della Toscana sono i primi d'Italia, è vero? Sì, è verissimo. E questo mi sembra verissimo. Giusto sottolinearlo, no? Diciamo sul podio, siamo i primi tre. Appunto parlavi delle mie qualità fotografiche, la foto al sommelier campione d'Italia l'ho fatta io. Ma questo è perfetto. Facciamo un applauso. Portata di mano, questo non si sapeva una chicca. Va bene, okay. Simone Logueccio a Merano al 52esimo congresso dell'AIS ha vinto questo titolo. Ha fatto un podio tutto toscano. Sottolineare. Senti, allora, parere finale sul piatto. Allora, molto buono, molto equilibrato, ottimo il sapore della castagna. L'unico difetto che gli voglio trovare è che non è coniglio, perché io amo tantissimo il coniglio. La prossima volta spero che si possa... Porta un allevamento. Allora, cin cin, naturalmente la nostra ricetta, complimenti a Montepiano, complimenti ai sommelier primi d'Italia che sono stati fotografati, pensate un po', da Luca Maraglia. E con questo appuntamento a domani alla stessa ora.